Gente, sono ancora vivo e con la mia rinascita vi porto delle grandi news del mondo di FNAF. Ciao a tutti, chiunque siate, oggi siamo in questo nuovo FNAF News. Prima di tutto però vi ringrazio per i 1000 iscritti, vi mando mille grazie. Uno speciale è in... cioè, stiamo preparando uno speciale, non so quando uscirà, però lo stiamo preparando, ve lo giuro. Mi sono assentato per parecchio tempo per la scuola, ma adesso sono ritornato più forte di prima, no, per niente, però sono ritornato, questo è l'importante. Nel corso di questi mesi, non mi ricordo da quando è stato l'ultimo episodio di FNAF News, ci sono state molte news sul film di FNAF. Molte sono state perché si era trovato un piccolo dettaglio del logo del Freddy Fazbear Pizza, perché si era visto l'occhio di un animatronic in una foto. Insomma, molti piccoli dettagli. Dato che è passato parecchio tempo, io non vi mostrerò ogni singolo particolare perché ormai è inutile, ci sono rivelazioni anche più importanti, quindi passerò direttamente alle cose serie. Ormai lo saprete tutti, però, per chi se lo fosse perso, abbiamo visto il Freddy Fazbear Pizza. Questo non è un vero locale, non è un vero luogo, è soltanto una facciata in realtà. Infatti è stata smontata da poco perché le riprese in quella zona sono finite. Però vediamo il Freddy Fazbear Pizza. Quindi questa sarà, ci sarà nelle scene ovviamente. Qui vediamo il logo. C'è un Freddy con i guanti, va bene lo stesso. E questo logo è stato molto difficile da trovare perché si era visto un piccolo leak un certo giorno e per un sacco di settimane. Si era. No, settimane no, per un sacco di giorni si è cercato di capire. Ah, chissà come sarà. Poi è stato direttamente rilasciato dall'agenzia che ha creato questo cartello. Però adesso lo vediamo con tutti i Freddy Fazbear Pizza. Ed è un bellissimo effetto. Mi piace molto questo aspetto. Ed è più o meno come immaginerei un Freddy Fazbear Pizza. Quindi perfetto. Niente da dire. La cosa strana sono i guanti di Freddy. Perché Freddy non ha mai avuto i guanti. Però per il resto. Davvero bello. Qui vediamo uno spazio all'interno e vediamo una piccola zona riservata all'Ice Cream Parties. Un piccolo luogo dove fanno appunto gelati, ma non è questo l'importante. L'importante è che qui c'è l'arcobaleno di Chica visto in FNAF World. Cavolo, quindi ci saranno riferimenti a parecchi giochi, anche FNAF World, che è molto dimenticabile come gioco di FNAF. Quindi apprezzo questo dettaglio, non so a cosa servirà, non so niente di questo posto, probabilmente l'hanno inventato loro, quindi non so nemmeno se recensirlo o meno, però è carino. Sto vedendo adesso che qua ci sono dei fogli con sopra scritto non aperto e chiuso. Strano, però il gelato è tutto esposto, ci sono pure i cucchiai che escono fuori. Strano, strano. Cosa assurda, su Twitter, ma in generale su tutti i social, perché le notizie girano, sta girando un video del set del film di FNAF con l'attore, probabilmente di Mike, che sta picchiando qualcosa in una fontana. Non abbiamo ovviamente contesto, però sicuramente non sta picchiando un animatronic, perché un animatronic dentro la fontana non credo che ci possa arrivare. Comunque, vediamo. Thank you. Cosa interessante, si sente una voce di una bambina sicuramente che sta dicendo Daddy. Quindi papà sta chiamando suo padre. Ovviamente, così sicuramente non è un bambino randomico, uno per esempio dei bambini che sono stati scelti come interpreti dei personaggi chiamati Bambino Fantasma 1 fino tipo al 5, insomma. Questo anche per dire che ci saranno vari bambini fantasma. Comunque, sicuramente non è uno di quei bambini perché c'è il microfono, quindi le sue urla si sentirebbero e la scena sarebbe stata rovinata. Ma soprattutto, se stiamo parlando di una bambina che ha un legame così stretto con probabilmente il protagonista, quindi suo padre, sicuramente non sarebbe etichettata con il nome
bambino fantasma numero X, avrebbe un nome più preciso. Quindi, questa bambina che sta chiamando suo padre, suppongo sia qualcosa di importante per la trama, altrimenti qualcuno le avrebbe detto di stare zitta. Ritornando alle immagini, abbiamo questo. 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 Questo è Freddy. Lo so, è sgranatissimo, però è Freddy. Cioè, vedete, c'è la faccia, c'è la... è Freddy. Abbiamo visto Freddy. Ed è uguale al gioco. Cioè, è identico. E vediamo anche quanto è alto. Cavolo, se è alto Freddy. Ma è identico al gioco. Non so quanto questo possa essere bello. Perché in realtà i modelli di FNAF, soprattutto di FNAF 1, non sono proprio molto realistici. Cioè, avrei preferito se li avessero modificati un po'. Un po' nello stile di FNAF Plus, in realtà. Poi, non so, perché dipende anche da come verranno utilizzati. Lo vediamo così fermo, insomma, non fa paura, è fermo lì. Quindi, anche perché ormai siamo abituati a questo tipo di personaggi, quasi ci fanno tenerezza. Quindi, dipende da come li useranno. Se li useranno bene, farà comunque paura. Altrimenti, forse sarebbe stato meglio usare qualche altro modello rifatto, nuovo, sempre mantenendo ovviamente le caratteristiche degli animatronic principali, non lo so, non lo so. Questa è una notiziona, e forse già l'avete vista. Cos'è successo? Un tizio è andato in un museo dedicato a vari oggetti di scena e ha trovato Springtrap. Davvero, ha trovato Springtrap. Sinceramente, non so se sia vero, perché questa notizia sta girando ovunque, ma proprio ovunque, ne stanno parlando tutti. Però, cioè, non mi sembra fatto così bene da essere da film. Mi sembra più che altro il cosplay di qualche cosplayer. Non mi sembra fatto così bene da farlo entrare in un film, soprattutto quando Freddy era riprodotto in ogni minimo dettaglio. Sinceramente non lo so neanche io, ditemi nei commenti se sapete se questo è falso o vero, non so, comunque non mi piace molto questo Springtrap in realtà, non mi piace. Se dovesse essere nel film mi farebbe più ridere che paura, però dipende sempre da come lo usano. Però... Se non viene usato proprio bene, mi farebbe ridere. Adesso passiamo a delle notizie che in realtà nessuno ha ancora portato, perché io sono bravo e vi dico le cose nuove. Tutto il resto più o meno era stato già visto. Questo Central Casting della Louisiana, quindi un centro di casting, non mi viene come tradurlo. Chiedono: ehi, tu, cerchiamo questa persona per fare il film. Ok, questa persona che conosco, oppure io stesso, coincide, e quindi mi propongo questo. Stanno cercando una bambina per fare un personaggio chiamato... Dov'è? Devo trovare la parte, così faccio lo zoom simpatico, non trovo la parte... Ecco qua! Young Vanessa. Vediamo qui le caratteristiche che richiedono. Deve avere dai 9 ai 11 anni, deve essere... bionda, deve essere una donna. Grazie. Quindi stanno cercando una piccola Vanessa. E se stanno cercando una piccola Vanessa, significa che serve per la storia e che Vanessa sarà un personaggio importante per la storia, altrimenti non cercherebbero una piccola attrice per fare Vanessa. Quindi le notizie in realtà erano poche, le ho concentrate tutte in un unico video perché molti già ne hanno parlato, quindi non aveva senso approfondire più di tanto. Però abbiamo capito che sono già a buon punto, buonissimo punto anzi. Stanno cercando una piccola Vanessa, gli animatronic sono pronti, forse Springtrap sarà nel film, anche se ancora non l'ho capito. Cioè, mi pare troppo brutto per essere nel film, non mi convince. Quindi scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, anche se credete che quello Springtrap sia effettivamente nel film. Cosa ne pensate di questa piccola Vanessa, secondo voi come verrà usata, o comunque in generale di tutto ciò che volete. Parlatemi di tutto ciò che pensate riguardo al film, se secondo voi sarà bello, sarà brutto, cercherà di essere bello ma alla fine sarà brutto.
Insomma, scrivetemi qui sotto le vostre opinioni e noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao! Ciao a tutti chiunque sia un albero. Ciao a tutti chiunque sia un albero. Ciao!